partire dalla seconda metà del XII secolo si afferma nella Francia del Nord, in lingua d'oïl, il romanzo cortese. La parola romanzo, che deriva dal latino romanice loqui, parlare in lingua romanza, allude alla narrazione in volgare, in versi o in prosa, di avventure d'armi e d'amori di prodi cavalieri. Il termine cortese, che ha origine da corte, cioè il castello feudale in cui vive il signore, fa riferimento a uno stile di vita fondato sulla raffinatezza, la generosità, la lealtà, l'eleganza dei costumi. Il romanzo cortese è piuttosto un'opera di imitazione che di invenzione. Infatti, la materia del romanzo è tratta principalmente da antiche leggende bretoni, risalenti cioè al patrimonio folclorico delle popolazioni celtiche della Francia e dell'Inghilterra. Queste leggende, che circolavano oralmente, si incentravano sulla figura di un mitico re britannico, Arthur, che sarebbe vissuto nel VI secolo d.C. Insieme col sovrano, intorno alla tavola rotonda, cioè su un piede di parità, allo stesso livello del sovrano, si ritrovavano vari cavalieri, Lancillotto, Ivano, Galvano, Perceval, che dalla corte partivano in cerca di avventure per farvi ritorno periodicamente. Su ognuno di questi è incentrato un racconto che rientra nell'intera saga. Ovviamente tali leggende vengono adattate ai costumi del tempo, cioè della seconda metà del XII secolo. Le più celebri, come si è detto, sono le storie di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda, le avventure della ricerca del Santo Graal, il calice in cui avrebbe bevuto Cristo durante l'ultima cena e i racconti di Tristano e Isotta, di cui esistevano molte versioni. Questo corpo di leggende costituisce la cosiddetta materia di Bretagna o materia bretone.